Io ho iniziato questo lavoro a teatro. Ho sempre voluto fare lo sceneggiatore per il cinema e per la serialità, però col teatro è più facile iniziare, specialmente a Roma. E quindi ho partecipato a un concorso nel 2000 che era Enzimi, che si faceva come festival a Roma. Ho vinto il premio come migliore testo teatrale nel 2000 e a quel punto poi ho avuto il coraggio e la forza di buttarmi davvero nella sceneggiatura cinematografica e televisiva. Però il mio esordio è stato a teatro, con un testo che avevo scritto ispirato a alcune cose della mia vita e poi invece l'esordio dal punto di vista cinematografico è stato col mio genere preferito, cioè un horror, un direct to video fatto con italiani, inglesi e americani, un horror, proprio un B-movie totale, e in televisione con Distretto di Polizia. Questo è stato il punto di partenza. Il mio esordio come sceneggiatore, mi chiedevate, è stato nel lontano, non lo dico, però negli anni 70, e venni chiamato perché c'era un fumetto di successo, un fumetto popolare di successo che si chiamava Isabella, Duchessa dei Diavoli, e lo sceneggiatore era stato molto più grande di me, io ero poco più che ventenne. Venne chiamato dalla Rai per fare delle cose e l'editore, avevo appena cominciato a lavorare, ma ancora proprio non avevo un po', mi chiamò e disse se me la sentivo, era un fumetto in costume ambientato nel 600, di prendere il posto di questo sceneggiatore, magari con lui che mi dava un'occhiata. E io cominciai e le cose andarono bene, vendevamo a quei tempi cose folli, 80.000 copie ogni 14 giorni. E quindi ecco, ne ho fatti diversi numeri, poi da quello ho cominciato. Il mio esordio nei fumetti come sceneggiatore è stato all'inizio, proprio inizio, nei fumetti cosiddetti sexy degli anni 70-80, e dopodiché in fumetti molto più seri come Splatter, Mostri, Torpedo, L'Intrepido. Diciamo, ho iniziato così prima di passare ai fumetti Bonelli.